Pisa, antica Repubblica Marinara, torna ad avere un porto. I lavori sono in corso e l'apertura è prevista dalla prossima estate. Un insediamento importante che si pensa possa rilanciare il distretto nautico e portare sviluppo all'economia del territorio, ancora in grave sofferenza. Il nostro viaggio comincia da qui. Il nostro territorio vive un momento di disagio, come del resto tutti, anche gli altri territori, un momento di disagio dove non sappiamo quando ci sarà la ripresa. C'è la disoccupazione, una disoccupazione elevata per quanto riguarda i giovani che sono sempre in cerca di lavoro. C'è un altro tipo di disoccupazione che è legata ai 45enni o 50enni che hanno perso il posto di lavoro e che per loro sarà difficilissimo essere ricollocati. Settore metalmeccanico, con la Piaggio in primis, sta vivendo un momento delicatissimo. È in atto il contratto di solidarietà, anche tutto il settore dell'indotto e quindi sempre di Piaggio vive un momento di crisi profonda, cassa integrazione, in alcuni casi anche mobilità. Anche il turismo ha sentito una notevole crisi, perché ormai è un problema a livello europeo e anche mondiale, quindi anche noi abbiamo risentito notevolmente delle difficoltà che risentono tutti. Poi non parliamo del turismo italiano, che veramente, diciamo, è quasi latitante, ormai è scomparso. Per quanto riguarda il problema della cantieristica navale, il porto di Marina di Pisa che verrà aperto, mi pare che le prime barche arrivino nel prossimo mese di maggio. Io mi auguro veramente che sia una boccata di ossigeno per il nostro territorio. Noi vorremmo aprire un dialogo con le istituzioni locali, con il comune, con la provincia, con l'ente proprietario del porto di Marina, per capire quale tipo di sviluppo occupazionale potrà portare questa nuova struttura. Allora, qui c'è una, diciamo, qui stiamo andando verso Marina, verso la bocca d'anno, cosiddetta bocca d'anno, dove c'è l'inizio di Marina di Pisa. E lungo, diciamo, questa, la parte destra, in quest'ultimo pezzo, che sono circa 2-3 chilometri, ci sono, diciamo, la maggior parte dei cantieri nautici. Diciamo, qui è la vecchia zona dove, oltre che il rimessaggio, si costruiscono comunque, oltre che fare il rimessaggio, si costruiscono comunque anche le barche, o si rifiniscono, diciamo, le barche nel suo interno. Questa diventerà sicuramente, insieme ai canali dei Navicelli, diventerà la zona, una delle zone più importanti, che poi collegherà poi anche Viareggio, il porto di Livorno, eccetera eccetera. Tutte, ovviamente, si parla di piccole imbarcazioni, non grosse imbarcazioni, quindi 30-35, fino a 30-35 metri. Il distretto nautico pisano conta un centinaio di rimessaggi sulla riva dell'Arno, mentre sul canale dei Navicelli sono insediate le aziende più grandi della cantieristica navale, circa una ventina, con un migliaio di lavoratori tra diretti e indotto. Noi entriamo in uno di questi cantieri, la Mecca Carpensalda, dove si sta costruendo uno scafo di circa 70 metri. Questo è previsto il varo a fine maggio. A noi 5-6 mesi è il nostro standard per costruire uno scafo. Il turno dalla mattina alle 6 fino a mezzanotte, no? Il nostro orario, l'orario che di apertura del cantiere. Per le varie fasi di lavorazione, perché ci sono delle lavorazioni che vanno fatte non in concomitanza con altre, quindi quelle vengano, diciamo, dalle 5 in poi, dalle 6 in poi. Comunque noi dalle 6 la mattina fino a mezzanotte il cantiere è aperto. Basta da tirare su l'ultimo blocco, perché questa viene fatta tutta a blocchi. I blocchi vengono costruiti, noi abbiamo una sede centrale o questa, li facciamo o in sede centrale o li facciamo anche qui, dipende dalle esigenze. Vengono trasportati con le chiatte, le scarichiamo qua e poi qui li mettiamo tutti insieme per costruire
la nave vera e propria. C'è fermento nell'aria, grazie anche all'insediamento dei più grandi produttori internazionali di mega yacht, che daranno nuovo slancio al territorio, sia sul fronte produttivo che occupazionale. Ma c'è anche un'altra novità. Si chiama Alga, è una motovedetta che sarà trasformata in spazio polivalente galleggiante per mostre, convegni ed eventi. Il progetto, promosso dalla provincia di Pisa e curato da Artex, si propone di mettere in sinergia i diversi settori produttivi del territorio. In questo modo la nautica si incontra con il legno, la pelle, il cuoio e le tecnologie consolidate. Intanto noi siamo partiti dalla consapevolezza e dalla necessità di dover in qualche modo massimizzare le risorse presenti nel territorio. Abbiamo un territorio che tiene insieme settori della manifattura importanti, settori della tecnologia, settori dell'alta formazione. Partendo da questo, quindi cercando di tenere insieme il mobile e i complementi di arredo con la nautica, con le tecnologie consolidate, con il settore moda, quindi pelle e cuoio, abbiamo tentato di rappresentare ai creativi, ai giovani, a chi ha voglia di mettersi in discussione mettendo in campo l'ingegno e la sua creatività, un settore che potenzialmente è integrato con altri settori della nostra economia. È importante in questo contesto l'inserimento delle forze creative che provengano appunto dal mondo della formazione, dell'università, dell'alta formazione artistica, d'orientamento artistico e progettuale. Questo per creare delle sinergie positive e anche un po' in risposta alla crisi che dal 2008 ha inchiodato l'economia della regione. Se non altro abbiamo creato delle logiche formative di profondità che guardano in particolare al management design, cioè quella anche di creare delle competenze che siano capaci anche di coniugare il saper fare di questi settori disciplinari diversi e metterli in qualche maniera a sistema, dargli una forma, saperci interagire, saper comunque creare delle relazioni positive che si possano, come dire, formalizzare in prospettive di collezioni di prodotto piuttosto che di relazioni, piuttosto di comunicazione. Un progetto simbolo quello rappresentato dalla motovedetta Alga, lunga 27 metri e larga 6, acquisita dalla Navicelli S.p.A., società a capitale interamente pubblico che gestisce il canale. È un progetto che a noi interessa moltissimo per vari aspetti, aspetti di collaborazione con istituti e enti di ricerca del territorio, con istituzioni e soprattutto con aziende del territorio. È una bella cerniera per mettere insieme il mondo della ricerca e il mondo del lavoro con il nostro mondo che è il mondo della nautica. La nautica, come tutti i settori in questo momento qui, sta soffrendo la crisi. Noi pensiamo che per uscire bisogna puntare sul discorso innovativo e ricerca e infrastrutture, sperando che questo mercato riparta. Qualche segnale c'è, timido, e noi vogliamo coglierlo in pieno. Il progetto è pronto, ora si tratta di trovare le risorse. L'investimento vale circa 3 milioni di euro, che la Navicelli ha assicurato di reperire da fondi regionali e comunitari. I lavori dureranno 2 anni, dopodiché la nave sarà pronta per il suo nuovo varo. Insomma, tra ricerca e innovazione, Pisa si affida alla sua tradizione marinara per affrontare le nuove sfide.